nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Marco. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. La vita di ciascuno può essere oziosa o densa di attesa. Gesù non ci vuole con le mani in mano, ci chiede di custodire nel tempo le tracce della sua presenza in noi. L'immagine del portiere indica il senso della soglia e la capacità di vegliare. Stare sulla porta dell'esistenza significa tenere vivo lo sguardo tra ciò che è dentro e ciò che sta fuori continuamente. Lode a te, Signore, per le opportunità che ci offri. Dacci la grazia di non sprecare il tempo e occhi attenti alle tracce della tua presenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.